pace e bene a tutti. Vogliamo riflettere insieme sulla liturgia della 32esima domenica del tempo ordinario, l'anno B. E la Chiesa ci offre, a nome di Gesù, ma è Gesù stesso in fondo con la Chiesa che ci parla, alcune letture, e in rilievo c'è una figura che è quella della vedova, una donna vedova sia nella prima lettura, il libro primo dei re, la vedova di Sarepta, che accontenta Elia e dona a lui l'ultima farina, l'ultimo pane, e dice poi morirà lei e il suo figlio. Ma interviene la potenza di Dio e grazie alla parola del profeta sia la farina sia l'olio non termineranno finché non ci sarà una nuova ondata di abbondanza. Così nel Vangelo di Marco al capitolo 12 vediamo che presso Gesù c'è una vedovella, non conosciamo il nome, è una povera di Israele che getta due spiccioli nel tesoro del Tempio. Nessuno l'aveva notata, ma gli occhi di Gesù la notano, chiama i suoi discepoli e dice loro che questa povera donna ha dato più di tutti gli altri, più dei ricchi, perché ha dato tutto quanto aveva per vivere. Ecco, sono bellissimi questi due episodi di due persone reali, che poi diventano anche per noi simboliche, perché la vedova è il segno in fondo della debolezza, la vedova è una donna come spezzata, la sua realtà è dimezzata. Nell'Antico Testamento poi veniva ad essere come abbandonata, senza più l'appoggio del marito, senza il sostegno di una economia forte che potesse in qualche maniera sostenerla, era facilmente in preda alla miseria. La vedova diventa per noi un messaggio per recuperare certi valori, ecco l'attualizzazione, la fede, fede in Dio, anche se attraverso i profeti e i ministri dell'altare, la speranza di qualcosa che ci supera, dobbiamo raggiungere la vita vera, la vita eterna, e poi l'amore, perché solo Dio può suggerire tanto amore da donare tutto ciò che si ha per la sua gloria, solo per il suo regno. Ecco quindi l'attualizzazione per noi oggi, perché i personaggi e dell'Antico e del Nuovo Testamento diventano per noi simboli forti, insegnamenti forti. Quale insegnamento? Ecco l'insegnamento di dire un sì a Dio che agisce attraverso la provvidenza. Dio è provvidente. Veramente l'uomo moderno pensa di più alla previdenza e magari alle assicurazioni su tutti i suoi beni, perfino sulla vita, ma la vita in fondo appartiene a Dio e dopo la nostra vita i beni sono di altri. Che cosa dobbiamo incarnare con questa parola allora? Io vorrei fare riferimento a un bel esempio vissuto dal santo curato d'Ars. Più volte i suoi primi biografi notano le caratteristiche dell'abbandono alla provvidenza, di quest'uomo che non aveva niente e se gli arrivava qualcosa subito dava quello che gli veniva offerto. Aveva pensato a una casa della provvidenza per le orfanelle della sua parrocchia, del suo ambiente, anche delle parrocchie vicine. A un certo punto riesce ad ospitarne ben 60, 80. Un giorno, dice il biografo che ha scritto
subito la sua biografia per la causa di beatificazione e canonizzazione. Un giorno proprio non c'era più niente e la donna che faceva da cuoca in casa dice: posso solo fare due pani. E lui dice: metti nella madia e impasta. E lei col lievito il giorno dopo impasta, impasta, aggiunge acqua e impasta. Questa madia si riempie di pasta, invece che due pani ne farà 20 per la sazietà di tutte quelle orfanelle. La casa della provvidenza. Ecco un esempio, esempio dei santi, così anche il santo della provvidenza, il Tafasso a Torino, usava la stessa tecnica, cioè abbandonarsi e abbandonare tutto, sicuri che il giorno dopo ci sarebbe stato tutto. Per noi, così concreti, così diffidenti dell'aiuto del Signore, due consigli magari per cercare di attuarlo. Il primo: perché non fare qualcosa senza pensare alla ricompensa, cioè gratuitamente? Il mondo d'oggi ci dice sempre di calcolare: se faccio tanto, le ore sono tante, la ricompensa è tanta. Ebbene, se Dio avesse usato questa misura, Lui, che essendo ricco si è fatto povero, non ci avrebbe mai salvato, perché noi non potevamo mai offrire tanto per il nostro riscatto. Gratuitamente, per bontà misericordiosa, si è incarnato e ci ha salvato. Secondo: perché non ripetere a noi stessi più volte, sempre più spesso, tutto quello che faccio lo faccio per tuo amore, o Signore? Allora anche quello che magari riesco a ottenere con il mio piccolo, povero, abbondante guadagno avrà un valore molto superiore, perché c'è l'amore. La povera vedova che passava lentamente davanti agli occhi di Gesù, più che i due spiccioli, ha dato amore. E questo dà il valore a tutto, tutte le nostre azioni. Che Maria, Madre della Santissima Provvidenza, ci ottenga questa grazia di buttarci di più, sempre di più, nel cuore di Dio che ci ama. E su tutti noi, così amati da Dio, scenda la sua stessa ampia, grande benedizione, nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, e la benedizione di Maria, la Vergine Madre, che ci tiene tutti nel suo cuore amoroso. Alleluia.